era quasi annunciato che vincesse Katia, perché ha cantato Simply the Best ed in effetti è risultata essere the best of the night. Complimenti, hai vinto la terza puntata. Vuol dire che allora Tina Turner mi porta fortuna. Eh sì, devo dire di sì. Ti sei confrontata veramente con due voci straordinarie. Hai vinto, te l'aspettavi? Sinceramente ci speravo, però aspettarmelo è una cosa diversa, sì. Com'è l'emozione di stare sul palcoscenico, al di là ovviamente del luogo in cui ci si trova, che può essere grande, piccolo, eccetera, però cosa significa per un artista stare su un palco? Beh, insomma, per me significa tante cose, insomma. Più che altro a me piace dare l'emozione che provo io, mi piacerebbe che anche gli altri la provassero. Spero che anche questa sera sono riuscita. E beh, il pubblico parrebbe aver apprezzato, eh? Esatto, però vabbè, a me la cosa che mi piace di più, quello che io voglio, è proprio questo, che gli altri sentano quello che io provo. Esercizi per la semifinale, come ti preparerai? Non sono una che ama molto prepararsi, anche perché pianificare a me poi alla fine mi va tutto. Meglio non pianificare mai. Sì, diciamo che farò un forfè 50-50. Va bene, allora vedremo questo forfè a cosa porterà. Naturalmente passerà ancora un bel po' di tempo. Per il momento grazie, ci rivediamo in semifinale. Grazie a voi. Ciao. Ciao.